E devo dire che quando sono ritornata qui dopo i pochi giorni di stacco, sinceramente ero ancora emozionata a rientrare in questo palazzetto dove abbiamo raggiunto un grande risultato. È stato sicuramente emozionante. E anche le ragazze hanno seguito da casa e ho visto anche in loro l'onda dell'entusiasmo provocato dalle ragazze più grandi. Per loro sicuramente è ancora un mondo tutto da scoprire perché non possono avere l'idea di cosa sarà un debutto internazionale. Purtroppo l'abbiamo già detto tante volte che è stato rimandato di un anno e quindi sicuramente mancherà un bagaglio di esperienza in più per affrontare al meglio qualche momento di difficoltà che potrà magari insorgere. Però c'è anche da parte loro l'entusiasmo dei nuovi germogli che si affacciano nel mondo della pallamano e quindi io spero che sia solo l'inizio anche per loro di un'avventura importante. Grado di preparazione della squadra in questo momento è in vista naturalmente dell'esordio. E poi che cosa ci aspettiamo anche in termini di risultati? Beh, io difficilmente faccio dei pronostici, come ho sempre detto, però vedendole lavorare e vedendo anche il fatto che comunque nel periodo di stacco tra un raduno e l'altro hanno comunque affrontato gli allenamenti che erano stati loro assegnati e si sono presentate qua comunque pronte fisicamente e anche cariche psicologicamente, sono anche in questo caso ottimista. Naturalmente non abbiamo la minima idea di quali siano le forze in campo e quindi finché non arriviamo lì non possiamo sapere più di tanto. Però da questo punto di vista è anche importante che siamo riusciti ad organizzare delle amichevoli in Turchia, infatti abbiamo fatto un piccolo cambiamento di viaggio prima di raggiungere la Georgia e queste saranno delle partite importanti per loro perché veramente potremo mettere a punto in maniera migliore perché poi comunque sappiamo bene come la gara sia sempre più importante. Comunque anche questo non è un'amichevole però sempre a livello internazionale, quindi comunque con un livello diverso da quello che le ragazze sono abituate ad affrontare. E dicevo quindi il fatto di poter affrontare queste amichevoli sicuramente sarà un buon viatico per il futuro prossimo. Ci sono questi campionati europei di seconda divisione under 17, allora come prosegue il lavoro a Chieti e come sta la squadra? Sì, abbiamo cominciato lunedì con questo gruppo, che è stato un mese a casa, ha seguito un programma preparato da Patrizio. E niente, stanno lavorando tantissimo, il caldo non ci sta aiutando, però le ragazze si stanno comportando veramente bene, stanno sopportando, stanno stringendo i denti perché ci teniamo ad arrivare all'appuntamento preparate. Peraltro è il debutto internazionale, poi in una competizione ufficiale. Sì, diciamo che queste ragazze sono al debutto perché per loro sfortuna hanno saltato la fase preparatoria, non hanno potuto disputare alcuna competizione internazionale, i due MHC non si sono disputati l'anno scorso e quest'anno, era in programma la Partiglie Cup ma anche quella è saltata per via del Covid, per cui effettivamente sono al loro debutto in assoluto con la maglia azzurra in un torneo appunto molto importante e sarà insomma romperanno il ghiaccio subito con l'appuntamento più importante per la loro, diciamo, nella loro fascia di età. Come l'hai vista da un punto di vista mentale, no? Su questo aspetto che sottolineavi. Beh, adesso che siamo ancora relativamente lontane dall'appuntamento sono abbastanza tranquille. Avremo la possibilità di sperimentare, cioè di sperimentare, di vederle all'opera con questi amichevoli che abbiamo organizzato in questo training con la Turchia e quindi vediamo poi, penso che la tensione e l'emozione arriveranno poi più in là, mi auguro.